Ragazzi, andiamo in un posto segreto a incontrare dei borderline. Se non sapete chi sono, vi lasciamo il loro canale qua sotto e guardate quanti iscritti hanno, sicuramente più di noi. Arriviamo tra poco, spero di farmi fare qualche autografo e qualche foto. Ragazzi, siamo appena arrivati, siamo in un locale fuori Roma, questo è il loro tavolo. Per fortuna non ci sono sfide. Ciao. Eccoli qua, li abbiamo becchiati. Passeremo una serata insieme a loro. Come li sistemiamo? Mi raccomando, ve lo dico io, andate tutti a seguire Raschia Kids perché portano i video migliori di tutti. Forse dopo i nostri, forse. Vai. Allora, se non li seguite su YouTube, quest'anno verrete bocciati. Non è una cosa vera che è una cosa bella. Tu sei bocciato? Allora, devi seguire. Segui, per favore. Mi raccomando, andate a seguire. Non so parlare. Andate a seguire il loro canale Raschia Kids. Mi raccomando. Devono avere almeno 1 milione di follower. Sì, vabbè. 1 milione, dai, ridiamoci. A chi lo del papà? Il mio compleanno. Nel 2019. Era, no, dopo il primo 2020. Post Covid. Settembre 2020. Apertura del canale il 25. Sì, facciamo una foto? Sì, che dai. Foto al volo? No, va, va, va. Ok. Ciao a tutti, seguite Raschia Kids. Allora. Una domanda importante. Bella domanda. Vito. Quale potrebbe essere il mio sogno in un video 10 sogni? Il tuo sogno? Vabbè, ci vediamo domani. No. È stato difficile. Se non risponde vuol dire che è già tutto nella vita. No. Ora viene straordinariamente. Solo che mi fa cambiare. Cantare col suo cantante preferito, Capo Plaza. No. Come hai detto l'altra volta? No, lui ti ha detto. Allora, probabilmente tocca fare amicizia con una scimmia. Ma lo so. Una scimmia. O se qualcuno gli regala una Tesla. Che sì, vabbè, la Tesla la regaliamo noi. Esatto, è una bella macchina. Che cos'è? In una sera più una la chiamano la Tesla, è mia macchina. Ah, vedi, alla famiglia conosce la scimmia. La porta a casa in una gabbietta. Fare amicizia. Ormai Ciaffa è il team, no? Quindi quando Ciaffa vince, diciamo che ci fa risparmiare un pochetto di soldi perché noi ci vediamo lì. Però se vince per esempio Giulia, che non è The Borderline, lei dove va? È per questo che Ciaffa è diventato invincibile, capito? Però qualche volta. Ah no, lo lui prende sempre i soldi. Sempre. Però qualche volta. Però lui ci fa uno sconto, capito? Ci deve dare, ragazzi. So che se no non potete fare più video, quindi al posto di 1999. E 99 centesimi! Beh, alla fine avete risparmiato 1000 euro con questa cosa. Ti vinco, dai raga, vi offro il caffè. No, 5 euro. Mentre Giulia proprio diretti 1000 euro. Senza motivo. Verrà sorteggiata la bandierina. Chi tra questi tre tiri verrà estratto da Matteo offrirà a lui la cena. Detto questo, come ben sapete, abbiamo preso le bandierine di tutti. Adesso io, Vito e Ciaffa estrarremo una bandierina a testa. Sembra che sto spiegando una sfida. Ed è così. Le bandierine che estrarrò equivarranno a uno di voi, a cui offriremo noi personalmente il panino e quello che hanno preso. Ce l'abbiamo. Allora, fermi. Attenzione. Io prima ho detto che quelli firmati da me portavano fortuna, giusto? Sì. E infatti, Aurora R. Me la apra, Ciaffa, per favore. Sì, andiamo. L'ho preso. Allora. Quanti di voi si chiamano Emanuele? Alzate la mano. Siete tanti. Abbiamo 3. Oddio. Chi è il numero 24? Sì! Yeah! Yeah! Complimenti. Non ho vinto, però mi sono divertito allora molto. Vai, la trasformazione scimmia fra 3, 2, 1.
Perché no? Ragazzi, avete capito? Iscrivetevi al nostro canale. Spotify Trot approaching.